Ciao a tutti, la ricetta di oggi sono delle focaccine di patate ripiene con salame, formaggio e olive. Andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa lessiamo e schiacciamo le patate. Hello, Ramona. Aggiungiamo l'olio, il pepe, la noce moscata e un po' di sale. Aggiungiamo la fecola di patate, quindi questa è una ricetta che va bene anche per chi vuole mangiare senza glutine. E cominciamo a mescolare il tutto. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly, don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Aggiungiamo anche il pecorino romano. Se volete potete anche aggiungere un altro tipo di formaggio, anche semplicemente il parmigiano reggiano, e continuiamo a mescolare fino a quando l'impasto non sarà perfettamente asciutto. Hello Ramona, I mistook you for a dream. Guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling, the end's unknown, to get back the life I used to know. Prepariamo gli ingredienti per il ripieno. Io in questo caso ho utilizzato del pepato come tipo di formaggio tagliato a cubetti, del salame Napoli e poi delle olive nere. Voi ovviamente potete farcirlo a vostro piacere o comunque con quello che avete a casa. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, prendiamo un po' di impasto delle patate, formiamo una sorta di focaccina, non troppo grande, devono venire più o meno con questo impasto, ne verranno 6 o 8 in base alla grandezza che voi decidete, e la facciamo appunto con gli ingredienti. Successivamente prendiamo un altro pezzettino di impasto, ricopriamo il tutto e lo cerchiamo di uniformare bene. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling. Beyond the ghost, we stand on the opposite shore. Hello Ramona. Mettiamo dell'olio d'olivo in una padella antiaderente. Appena l'olio sarà caldo, adagiamo le nostre focaccine. Più o meno ci staranno dai 3 ai 4 minuti per lato. Basta girarle, vederle quando sono dorate, sono perfette. Scelto questa ricetta e ricordati di iscriverti al nostro canale, così potrai vedere tutte le nostre ricette che ogni giorno pubblichiamo.